Benvenuti all'appuntamento con i salotti letterari della 14ª edizione di incosteramalfitana.it, Festa del Libro in Mediterraneo, programma di Radio Divina FM Costiera Amalfitana, media partner del festival. In questo spazio vi presentiamo due autori in concorso per il premio Costa d'Amalfi Libri 2020. Oggi tocca a due libri selezionati per la sezione narrativa saggistica: Il Gentiluomo Inglese di Lucia e Maria Scerrato, edito da Valtrend, e Una splendida follia di Giuseppe Bianco, edito da PAV. Un romanzo che attraversa un secolo di storie e che mescola una realtà attentamente ricostruita ad una buona dose di finzione narrativa, quello delle frusinate Lucia e Maria Scerrato. Alla fine l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Abbiamo scritto di Teresina e Tito. Eh sì, una storia che ci frullava in testa da qualche tempo. Già, da quando ci siamo innamorate di una fotografia e abbiamo immaginato una storia d'amore indimenticabile. Dai, ma andiamo con ordine. Siamo Lucia e Maria Scerrato, cugine nella vita vera, autrici di romanzi storici e cugine anche nel romanzo. Il titolo è Il Gentiluomo Inglese, edito da Valtrend di Napoli ed è freschissimo di stampa. Un romanzo storico che ci ha riportato la nostra prima adolescenza e a racconti di molti anni prima che nascessimo, ai ricordi a cui si lasciavano andare i nonni e gli zii, quando era bello riandare con la memoria agli anni della loro stessa infanzia. Abbiamo rispolverato le storie, i luoghi dove la nostra famiglia un tempo abitava. Insieme con le nostre piccole protagoniste ci siamo divertite a correre su e giù per le strade e le piazze del nostro paese, Alatri, in provincia di Frosinone, il paese dei ciclopi, dell'acropoli e delle mura megalitiche. Siamo andate alla ricerca dell'identità di un misterioso signore inglese, arrivato nel 1897 per fare delle fotografie. È rimasto anonimo per tanti anni. Finché noi due della storia intendo, non abbiamo ricostruito la sua identità grazie ad una scia di piccoli indizi. E abbiamo così scoperto uno dei più grandi archeologi del primo Novecento, Thomas Ashby, il direttore più famoso della British School di Roma. Sì, lo abbiamo scoperto e ce ne siamo anche un po' innamorate, proprio come la nostra Teresina e forse anche come zia Nannina. Dai, così però racconti troppo. Zia Nannina ci ha aiutato a scoprire e a capire tante cose e alla fine ci ha regalato una storia meravigliosa da raccontare. Ma sai che tutti vorranno sapere quanta verità c'è dietro la storia di Tito e Teresina? E noi che risponderemo? Risponderemo che è bello crederci. E che è una storia delicata, proprio come ci ha detto Richard Hodges, il grande archeologo e biografo di Ashby. Eh sì, è lui che l'ha letto, lo ha definito il romanzo che tutti coloro che amano l'Italia e l'archeologia dovrebbero leggere.